tuo gioco è rischioso. Perché se tu prendi la maltodestrina e per qualsiasi motivo c'è stato il freddo, c'è stato il caldo, hai avuto una salita in mezzo, quindi la tua necessità a creare una piccola base sotto. Quando stiamo parlando di intra-workout, fate attenzione, stiamo parlando di pre-allenamento o di pre-gara. Quindi il ragionamento, perché tu è corretto, Per devi pagare. comunque alimentarti quando fai il lungo o quando fai una gara, devi comunque alimentarti durante, fermo restando che poi arriva comunque un limite, il tuo ragionamento arriva a un limite. Perché? Perché c'è una capacità di intake, di assorbimento orario limitata. E più avanti vai con le ore, più cala. Cioè, quindi il concetto è: mi metto sopra uno sgabello prima di partire e questo sgabello mi tiene per, non voglio dire tutta, 24 ore o le 12 ore o quello che è, ma mi mette un pochino più al riparo da un'ipotetica crisi di fame. Poi è chiaro che non è che prendo una cosa prima di partire che sono a posto per 28 ore perché mi rilascio dura 8 ore. Questo è ovviamente scontato. Però la gestione nel tempo viene durante la gara, cioè l'alimentazione viene durante la gara e prima intanto ti sei messo al riparo e ti sei alzato un pochino. Okay? Vi do un link in più, giusto per darvi una profondità temporanea. Le maltodestrine non sono tutte uguali, fate attenzione. Quando andate ad acquistare una maldestrina, girate dietro se cercate un qualcosa che abbia un lento rilascio o che può assomigliare a un lento rilascio. Deve avere da 10,12 in giù, di 12, di 10, di 9, di 8. Non potete comprare una 10,19 e pensare che vi tenga per 2 ore. Cioè, è impossibile questo, ok? Andiamo avanti, questo qui è lo stesso grafico di prima, dove si vede un pochino più chiaramente la differenza che c'è tra il picco generato da una maltodestrina, anche questo può essere problematico, sai? Non per tutti gli individui, ma anche questo può essere problematico. E quello che otteniamo con uno di questi carboidrati ad alto peso molecolare. Quindi una tenuta nel tempo molto più lunga. Ma se devo dirvi la mia, proprio personale, in un'ultra distanza la preparazione la gestirei in maniera diversa. La gestirei con questa cosa qua, con questi famosi trigliceridi a media catena, gli MCT. Li abbiamo accennati prima, si tratta di piccoli trigliceridi da 6 ai 12 atomi di carbonio che sono legati a un glicerolo. Questo qui è un piccolo modellino 3D, tanto per darvi un'idea di che cos'è. E questo, che purtroppo non si vede, è un piccolo grafico sul metabolismo energetico. Questa è la linea. Della soglia aerobica. Oltre la produzione di lattato cresce drasticamente, e ovviamente è una cosa che non può essere gestita in una gara di questo tipo. Questa parte, scusate, questa parte un pochino più bassa può essere gestita completamente da trigliceridi a media catena. Allora, questa purtroppo. In questo momento gira pochissimi grafici esplicativi della concentrazione di glucosio, cioè dell'energia che rilascia il trigliceride. Quindi anche questo grafico dovete fare un piccolo passo. I trigliceridi a media catena sono quelli azzurri in basso, la scala è concentrazione su tempo, il tempo arriva a 480 minuti, che rispetto ai 180 di prima cominciano ad essere significativi. No? Cioè, ragioniamo su una cosa un pochino diversa, ma quando qui c'è il calo, in realtà è un calo in cui i trigliceridi cominciano a scomparire dal sangue e se scompaiono dal sangue stanno dall'energia, perché sono entrati a livello dei mitocondri dove sono
vado incontro a quel processo che abbiamo detto prima, che si chiama beta-ossidazione. La beta-ossidazione porta energia a grasso, fammi dire, se estremizzata. E questo è il meccanismo d'azione del trigliceride e questo è, data la benzina, quindi dato il combustibile, cerchiamo di ottimizzare la riuscita di questo combustibile. Il meccanismo d'azione prevede che una volta smaltito all'interno del mitocondrio, l'acetilcoenzima, quindi la molecolina che poi viene trasformata in zucchero, venga riportata fuori. E la porta fuori una molecola che si chiama carnitina. La conoscete? È già sentita? Quindi io prendo dei grassi, questo è un pochino semplificato, i grassi entrano attraverso un sistema che si chiama diffusione passiva nel mitocondrio, nel mitocondrio va incontro a questo processo di trasformazione e la carnitina me la porta fuori, pronta per diventare energia attraverso le vie canoniche. Quindi energia pre-ultra distanza gestita da carboidrati ad alto peso molecolare e triglicerida a media catena. Che cos'è che potrei consigliarvi ancora prima della partenza di questo, di un'attività come questa? Sicuramente degli aminoacidi. Gli aminoacidi si fanno apprezzare per moltissimi motivi. Queste sono le tre azioni principali. Gluconeogenetica, quindi si trasformano in carboidrati per salvare il muscolo. Plastica, agiscono come mattoncini in sostituzione di quelli che abbiamo rotto. E regolatoria, e quando si dice regolatoria in realtà poi ogni singolo aminoacido si comporta alla sua maniera. Un aminoacido particolare della classe degli essenziali barra semi essenziali in relazione all'età, non so se avete mai sentito nominare, è l'arginina. L'arginina è, fa parte del, si chiama ciclo dell'urea ed è un cosiddetto promotore di ossido nitrico. D'accordo? Allora, questo ossido nitrico che cos'è che fa? Questo ossido nitrico ha una capacità vasodilatatoria, quindi aumenta la sezione dei vasi. Per niente ho scelto questa foto qua, che è del Tour di quest'anno. Questo è un ciclista del Tour de France di quest'anno. Adesso la foto richiama, ma c'è una legge fisica che si chiama Pugli. Adesso probabilmente il mio francesismo è sbagliato, ma la portata di un vaso va con la potenza alla quarta del suo raggio. Quindi se io modifico anche di un niente l'apertura dei miei capillari, la portata di sangue aumenta in maniera esponenziale. E se aumenta la portata di sangue, che cosa aumenta? Ossigeno, nutrienti, capacità di smaltire le scorie azotate, tutto. Performance. Quindi, in tutti i sensi, performance. Quindi è meglio più vasodilatati che no. Senza considerare, e questo succede spesso nelle gare di bici, meno in quelle dell'ultracycling, dove c'è un impatto un pochino più basso, ma se io faccio un riscaldamento e dopo mi tengono in griglia fermo mezz'ora, 40 minuti, quel riscaldamento che cosa è andato a finire? Ciao, ce lo siamo giocati tutto. Cosa succede? Zaccaria, pronti via, pum, dopo un chilometro c'è la prima salita che è sempre la più dura, dopo 10 minuti siete imballati di acido più sopra i capelli e pensate adesso mi ritiro. Ok? Adesso, non che l'arginina risolva totalmente questo problema, però è come mettere una copertina termica alle gomme. Vi tiene un po' più vasodilatati, vi tiene un pochino più caldi. Questo è il consiglio generale prima della gara. Ricordandovi un'altra cosa, signori, scusate, la sala è piccola, io sono senza microfono, se la cosa non vi interessa non apri la cosa a nessuno, no? L'arginina o la citrullina che viene prima del ciclo dell'urea non sono gli unici promotori di ossido nitrico, vanno di gran moda anche i cosiddetti
delicati, tipo di barbabietola, di rossa. Molti ciclisti professionisti preferiscono utilizzare invece che l'arginina direttamente i nitrati, fino a 300 microgrammi di E è il dosaggio massimo considerato non pericoloso. Passiamo invece alla fase di recupero. Come vi dicevo prima, l'impatto muscolare della bici è molto più alto dell'impatto muscolare della corsa. Quindi la parte proteica deve essere mantenuta ancora più in considerazione. Notate, il post-allenamento... Ma per impatto intendi... Non ho capito. Per impatto, che più impatto si dico rispetto alla corsa. Che la componente di forza muscolare è più significativa nella bicicletta che non nella corsa. Se tu utilizzassi, si chiamano, non so, Ergo Power, Muscle Lab, sono dei sistemi che valutano il wattaggio di ogni singolo movimento. Se tu valuti il wattaggio di una pedalata o il wattaggio di un passo di corsa, è molto più significativo il wattaggio della pedalata, che viene sviluppato dalla pedalata. No, perché c'è il piede di mezzo, perché il piede della bici spinge nella corsa rimbalza. Quindi anche il piede della bici è un discorso di forza muscolare, quando invece tocca per terra il piede rimbalza e dà una forza elastica riflessa. È un pochino differente l'aspetto. Vi stavo dicendo di che cos'è che abbiamo bisogno nel post allenamento. Nel post allenamento abbiamo bisogno di un pasto di recupero. Non è una cosa o un'altra, è tutto insieme, perché è il classico caso in cui uno più uno non fa due. Uno più uno fa più di due. Si chiama recovery meal. Quello che devo fare, gli obiettivi del mio recovery meal sono ripristinare il glicogeno muscolare, riparare il danno muscolare, costruire, ove necessario, e favorire l'adattamento ai miglioramenti. Questo accade quando, al di là del post-allenamento, quando i fattori anabolici, cioè i fattori di crescita, sono superiori ai fattori catabolici, quindi i fattori di distruzione. Qualche idea? Un fattore catabolico qual è? Il lavoro? Sì. Avere tanta disponibilità di roba da rifugitare è per costruire o per distruggere? Dai. Per costruire massa grassa, perché poi non viene. Per costruire l'aumento e l'anabolismo è un istinto. Grasso e muscolo contemporaneamente. Per dire che voglio aumentare e aumento solo di muscolo, ci vuole fare un lavoretto un pochino più di fino. L'anabolismo passa per un aumento ponderale, cioè per una crescita indistinta. Ok, adesso vi parlo del metabolismo dopo l'allenamento. Il primo, avete mai sentito parlare di questo EFOC? È una valutazione del consumo di ossigeno dopo ogni tipo di allenamento. Questo a sinistra è un consumo di ossigeno post allenamento dopo un'oretta di corsa blanda sull'argine, ok? Pulsazione costante, mai variazioni, mai fuori soglia, mai eccessivamente basso, ripresa dopo la fine dell'allenamento praticamente immediata. Quando invece affrontiamo ultradistanze oppure interval training, cioè quindi alta intensità, tra altre cose, l'ultradistanza non è una corsa sull'argine, o non sempre o non solo, perché ci sono anche livelli di dislivello in mezzo. Il dislivello si può configurare con un interval training, soprattutto se è ondulato, ok? Questo è la richiesta di ossigeno che segue
l'attività sportiva. Più elevata è la richiesta di ossigeno, più il metabolismo è elevato e più i consumi sono elevati. Questo significa che non è che risolvo prendendo una caramella a fine allenamento. Devo pensare bene a quello che mangio qua, perché ho bisogno di dare tutto quello che serve nell'immediato, ma ho anche bisogno di pensare che il mio consumo rimarrà alterato per tante ore avanti. E poi tu mi dirai, ma mangio? E io ti risponderò, ma quello che mangi avrà il suo metabolismo e non sarà immediatamente disponibile. Quindi noi dobbiamo coprire quella finestra. E qui entriamo nei tempi di rilascio di uno dei macronutrienti per eccellenza, delle proteine. Quindi se ho un'alterazione del metabolismo così lunga, secondo voi è corretto prendere una proteina che in un'ora e mezza ha già finito il suo metabolismo? Piuttosto che niente, certo che sì, ok? Però se avessi la possibilità di modulare, sarebbe la cosa ideale. Se invece so che dopo un'ora ceno, o dopo 45 minuti ceno, allora va benissimo, prendo una proteina a rapidissimo rilascio, dopo tre quarti d'ora ceno, la proteina mi tiene un'ora e mezza, e nel tempo che termina la proteina vengono disponibili i substrati che ho inserito. Per darvi comunque una scala di durata, proteine idrolizzate, proteine isolate, proteine concentrate, sono le tre forme di sieroproteina, proteina del caseinato di calcio. Qualcuno mi domanda sempre anche dell'uovo, eccolo qua, l'uovo in termini di rilascio si posiziona come velocità tra il siero e il caseinato, quindi è una fonte a rilascio intermedio. Il tempo mi sa che qua non è amico mio, quindi do un'accelerata, disponibile poi a qualsiasi tipo di domanda dopo, Le proteine a che cosa servono? Servono all'aspetto plastico, certo Luca, cosa mi dai le proteine per che cosa? Per ripristinare gli zuccheri? Certo, anche per quello vero. Questo è uno studio irlandese che dice che la consomministrazione di proteine con una fonte energetica velocizza e migliora del 20%, a casa mia il 20% è una cosa significativa, il ripristino del glicogeno muscolare. Siccome il ripristino del glicogeno muscolare avviene in maniera massiva, guardate qua, nei primi 30 minuti, è abbastanza chiaro che dopo un allenamento di forte entità mi serve una proteina rapida e uno zucchero rapido. Questa è una base. E poi voi mi dite, ma non mi hai fatto vedere prima l'eco quel grafichetto rosso che devo coprirmi per tante ore? Sì, devo fare questo e quello, perché questo è quello che ci domanda il nostro organismo. Allora, questa è la slide che vi ho mostrato prima. Utilizzare uno zucchero veloce e uno zucchero lento, da questo punto di vista, può essere una buona strategia. Cioè, quindi, do uno zucchero rapido che copre questa punta qua di necessità. E poi un lento, perché non è che dopo la prima mezz'ora non ne ho più bisogno. Va bene? Ok. Mi avvio rapidamente verso la fine, solo per farvi qualche flash, qualche spot. Prendere le proteine non è la stessa cosa che prendere gli aminoacidi ramificati o gli aminoacidi in generale. Gli aminoacidi hanno un trasportatore specifico o anche i dipeptidi, si chiama PEPT1, che permette di bypassare il metabolismo, passano direttamente nel torrente ematico. L'ingurgito, la compressa si disgrega, oppure se le ho bevute perché sono liquidi, vanno direttamente nel torrente ematico e si rendono subito disponibili. Nella fase di post allenamento, tra le tante cose che fanno gli aminoacidi, porto l'attenzione sulla leucina. La leucina è tra gli aminoacidi ramificati il
più significativo e le sieroproteine ne sono particolarmente ricche. Qui c'è un confronto tra siero, caseine e isolato di soia. Da questo punto di vista hanno la capacità di andare a stimolare l'enzima del recupero che si chiama mTORC1. Bloccare quell'enzima lì, sia per quanto riguarda l'endurance e l'ultra-endurance, che per quanto riguarda la muscolazione, quindi il fitness o bodybuilding, è controproducente. Meglio che lo stimoliamo piuttosto che bloccarlo. Per darvi uno spot, dosaggio di aminoacidi verificati in grano ogni 10 litri. Questo è quello che si trova in giro. Non è più preciso, ma è realistico come meccanismo di consiglio. Scusi, e poi, mescolarlo alla maltodestrina cosa succede? Allora, aumentare aumentare la glicemia significa aumentare l'insulina, che è uno tra gli ormoni anabolici più potenti, quindi vuol dire che lei utilizza. È un consiglio usare in maniera sinergica uno e l'altro. Però attenzione, aminoacido ramificato dopo un'attività con un ultrasigning non significa pensare a non andare in sarcopenia, significa giusto giusto mettere una mano sul buchetto del muro. È necessario imparare con un quantitativo proteico significativo. In cose così intense e prolungate che richiedono all'organismo uno sforzo così elevato, se dovessi fare una scelta tra uno e l'altro, preferisco la prima. Vado un attimino avanti, vi dico una mezza parolina, mezza solo, sulla creatina, che tra tutte le grandi cose che fa, in realtà ne fa una sola. La fa bene, però ne fa una sola. Ed è un carrier energetico, cioè un trasportatore energetico. E tra le altre cose lo fa in maniera ottimale solo per una serie di fibre muscolari, non per tutte. Va a prendersi una molecola energetica che si chiama fosfato vicino al fegato e lo porta al muscolo. Quindi favorisce, giusto per darvi un utilizzo preciso, scatti ripetuti. Ok? Se voi prendete, andate sul piano a bassissima velocità per 30 giorni, la creatina serve poco niente. Eccolo qua. No, questo qui è un misto, scusate, non ho il grafico corretto, visto di corretto. Comunque, mi amo che vi svegliate. Cioè, è un supplement che mira in maniera particolare le fibre veloci fatica resistenti. Quindi non so, in un circuito di bicicletta l'americana, carette, un circuito cittadino, gare di strappi, la mountain bike che è tutto un dentro fuori soglia, può avere un beneficio da un'assunzione di creatina. Ecco, questo è il messaggio da portare a casa. Nella fase di post-workout, come dicevamo prima col signore, prendere, sono tre fibre muscolari diverse, quindi voglio dire, è la stessa cosa. Prendere solo il giallo, che è solo le proteine, è diverso da prendere proteine e carboidrati, che è il giallo e il grigio, ed è diverso da prendere proteine, carboidrati e creatina. Qual è il risultato più elevato? Il verde, che è l'assunzione concomitante dei tre supplements, perché ovviamente, come vi dicevo, il maggior risultato viene ottenuto in un determinato tipo di fibre. Nelle fibre lente, le tipo 1, sì, c'è, ma non è particolarmente significativo l'aumento di sezione trasversa, quindi l'aumento di forza. È particolarmente significativo nelle fibre veloci, fatica resistenti. E qua è la conclusione. Prima dell'allenamento, a seconda del vostro tipo di motore, scelta tra un trigliceride a media catena o un alto peso, un carboidrato ad alto peso molecolare, associato ad un aminoacido ad azione vasodilatatoria. Questa è una buona strategia di base.
Se preferire l'alto peso molecolare o il trigliceride, sarà il vostro motore a deciderlo. Una volta proverete uno, una volta proverete un altro, per poi andare a scegliere quello che sarà la cosa migliore. I tentativi si fanno in allenamento, mai in gara, mi raccomando, questo è fondamentale. Non si prova una bici nuova, una scarpa nuova, un pantaloncino col fondello nuovo, un supplement nuovo durante una gara, si prova durante un allenamento. Vissuta personalmente, io facevo un'altra disciplina, ma vissuta personalmente, i cambiamenti vanno provati in allenamento. E nel post allenamento, come dicevamo, un apporto proteico di circa 25 grammi, chi vi aiuta, chi vi segue, il farmacista, il preparatore, vi saprà sicuramente dare ulteriori informazioni sulla percentuale proteica, perché prendere 20-25 grammi di un supplement si fa il 50% di proteine, non è come prendere la stessa quantità di un supplement si fa il 90% di proteine, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Associati ad un blend, cioè quindi ad un insieme di carboidrati dai 20 ai 30 grammi che mi dia una copertura nell'immediato per sostenere il rapido ritiro del glicogeno che ho bisogno, ma anche duraturo per evitare dei cali legati al alterato metabolismo. Come vi dicevo prima, 1 più 1 fa 3. Vi ringrazio. Subito così vi lascio tempo di parlare. Vabbè, io sono Niklas, ci siamo visti già l'altra volta, chi c'era, e vi presenterò un lavoro riguardo la gestione della frequenza cardiaca nelle gare di ultracycling. Mi soffermerò su qualche slide un momentino di più, perché questa parte dovrà essere preparata il mio collega che si è ammalato ieri e oggi quindi non c'è. E mi fa molto piacere che Luca abbia fatto qualche accenno sull'allenamento, perché è una cosa della quale vorrei parlare anch'io e collegarmi a molti aspetti che lui ha citato. E quello che volevo raccontarvi, se questo funziona, funzionava, ok. È che l'ultra cycling è una disciplina relativamente nuova e di conseguenza è anche poco studiato. E quindi chiaramente negli ultimi anni solo c'è stato un aumento di studi e di ricerche al riguardo, perché maggiori partecipanti, quindi maggiori soggetti, maggiori interessi e maggior necessità di trovare dei riferimenti a questo tipo di prestazione. E chiaramente tutto è orientato al miglioramento della performance. E perché la frequenza cardiaca e non la potenza, che magari molti di voi già utilizzano? E perché in esercizi così lunghi sulla potenza c'è, tra virgolette, poco da dire, nel senso che ho delle intensità da mantenere per poter portare la mia prestazione fino alla fine. Su 24 ore di gara, se io esagero con la potenza, ad un certo punto non vado più avanti. Ma, come tutti quelli che usano la potenza sanno, 200 watt sono 200 watt al primo minuto dell'uscita della gara e sono 200 watt dopo 60 ore, ok? Dopo 20, dopo 24, dopo in qualsiasi momento 200 watt sono 200 watt. Mentre la frequenza cardiaca è influenzata da moltissimi fattori, quindi è anche più difficile da studiare, perché non so se la temperatura, l'umore, la preoccupazione, l'alimentazione, l'idratazione, ho mangiato male, il mio sistema, la mia digestione mi crea qualche variazione nella frequenza cardiaca. Ci sono talmente tanti aspetti che è quello da più difficile da valutare e da capire. E
il punto, diciamo, dove tutti sono abbastanza concordi è questo qui, espresso anche dall'American College of Sports Medicine, che identifica la, tra virgolette, soglia cardiaca per le prestazioni di ultra cycling tra il 60 e il 90% della frequenza cardiaca massima. E questo qui è lo studio che secondo me al momento è più completo, è più indicativo per quello che ci interessa. E i soggetti di questo studio sono 10 tra i 31 partecipanti alla Race Across the Alps, che magari conoscerete. E sono atleti di elite in questo tipo di sport, ok? Uno anche abbastanza, penso il più famoso è Marco Valo, anche per la fine che poi ha fatto la fine di questa gara, avete visto tutti la foto abbastanza famosa, il letto in ospedale, eccetera. E un criterio per cui, per il quale sono stati selezionati è che non avessero problemi cardiovascolari, ok? Questo perché? Perché si andava a studiare la frequenza cardiaca, quindi chi ha problemi cardiovascolari probabilmente non è un soggetto così attendibile. E è stato monitorato anche il peso e l'idratazione, scusate. Questo perché? Perché, come abbiamo detto prima, se sono disidratato, se perdo peso, se il mio corpo non è in uno stato ottimale, la frequenza cardiaca subisce degli effetti, ok? Quindi, come ha detto Luca prima, se io non riesco a mantenere la mia idratazione, vado incontro ad un esaurimento, che è un esaurimento di, tra virgolette, affaticamento, che magari qualcuno ha anche provato. La Race Across the Alps è un evento molto intenso, molto importante, e questo è il profilo altimetrico. Ci sono alcuni tra i passi più importanti, più famosi del ciclismo, che vengono affrontati tutti in una volta. Le gare che si vedono in TV sono Tour de France, Giro d'Italia, dove fanno questo tipo di passi, ma ad un'intensità molto elevata, perché chiaramente sono allenati per farlo, e spesso le salite fatte ad intensità più elevata sono quelle che hanno una rima in salita, quindi finita la salita mi devo fermare. La gestione dell'ultra cycler è molto più difficile, perché finita la salita devo scendere e devo farne un'altra, ok? Nello scendere devo stare attento, e qui sono altri aspetti che esulano un po' dall'allenamento ma fanno parte della prestazione, devo stare attento a non prendere freddo, a non surriscaldarmi troppo in salita, devo capire quali sono i momenti giusti per alimentarmi e per idratarmi. Se mangio e bevo tanto in salita, quando il mio sangue è tutto impegnato a creare propulsione, probabilmente l'assorbimento non sarà così ottimale. E questa è una cosa che si può allenare, e dopo vedremo come. La gara in totale ha 509 km, un'altitudine che passa da 300 metri a 2007 sul livello del mare. Quindi, a maggior ragione, anche in questo caso, questa grande variabilità di altitudine fa sì che il mio corpo si è messo ancora più in difficoltà, perché cambia la disponibilità di ossigeno, e anche qui la frequenza cardiaca ne risente. Meno ossigeno, quindi il sangue, il cuore saranno più impegnati, faranno più fatica a portare l'ossigeno ai muscoli. Okay? A questo si aggiunge il fatto che tutto questo, questa variabilità, la distanza coperta, fa sì che i ciclisti trovino diverse condizioni climatiche. Passare da meno un grado a più 20 gradi vuol dire che a meno un grado devo essere vestito, se mi vesto troppo però sudo troppo, a 20 gradi devo svestirmi, ma se mi faccio cogliere impreparato quando ci sono 20 gradi e scendono velocemente, ad esempio in discesa, lì posso avere altre problematiche, blocchi della digestione, posso essere in una condizione di freddo che magari avete provato, che mi porta a non sentire la sete, mi dimentico di bere, ok? E qui vado in disidratazione e la frequenza cardiaca sale.
e questo è un aspetto da valutare. In questo studio è stato usato il Polar classico, che tutti voi conosceranno, per monitorare la frequenza cardiaca, che è uno strumento affidabile e tutti i partecipanti avevano familiarità nel monitorare la frequenza cardiaca. Perché è importante questo? Perché devo essere in grado di vederla, interpretarla e eventualmente essere in grado di gestire situazioni problematiche. Se la mia frequenza cardiaca schizza fuori da quello che è il mio range, devo sapere perché, devo cercare di capire cosa ho sbagliato e come posso porre rimedio. I dati sono la parte chiaramente più interessante. In questo studio hanno registrato prima della partenza, chiaramente, quella che viene identificata come la frequenza cardiaca massima. Hanno fatto un test incrementale con il quale hanno trovato per ogni atleta la frequenza massima raggiunta. Okay. Da questo massimo hanno determinato quattro zone. E sono zone che hanno determinato loro ai fini dello studio. Vanno un po' a prendere dei parametri diversi dal classico fondo lento, fondo medio, fondo veloce, eccetera, che adesso è anche un pochino superato. Chi ha letto magari qualche libro americano ha più confidenza con le zone. Sono dei range di frequenza cardiaca o di potenza che danno la possibilità di avere delle indicazioni più precise. Okay. In questo caso quindi hanno determinato la zona di recupero, la frequenza cardiaca di recupero, sotto il 70% della frequenza cardiaca massimale. L'intensità di esercizio aerobico moderato tra il 70 e l'80% e l'aerobico intenso tra l'80 e il 90%. Tenendo presente che più o meno questa è la zona dove, nella zona alta, si trova generalmente la frequenza cardiaca di soglia. L'alta intensità è sopra il 90% della frequenza cardiaca massimale. Okay. Perché, facendo un passo indietro, 88-93%? Chiaramente è un range che viene calcolato su una grande popolazione di ciclisti. Okay? Cioè l'atleta più allenato avrà una soglia cardiaca più vicina al massimale, quello meno allenato o con doti diverse ce l'avrà più bassa, più lontana dal massimale. La gran capacità dell'atleta di ultra cycling è avere una soglia molto vicina al massimale ed avere delle caratteristiche fisiche e genetiche che consentano di stare per lunghi periodi al di sotto, appena al di sotto della soglia anaerobica. E, parentesi, è chiaro a tutti perché la soglia anaerobica è così importante in prestazioni di lunga distanza? Ok, breve spiegazione. La soglia anaerobica è quell'intensità di esercizio che può essere velocità, potenza, ritmo, a seconda dello sport che sto facendo, alla quale il mio corpo non riesce più a smaltire l'acido lattico tanto velocemente quanto lo sta producendo. Okay? Non riesco più a smaltirlo, quindi cosa succede? Inizia ad aumentare la sua concentrazione e vado incontro ad esaurimento, mi fermo, non riesco più ad andare avanti. Okay? Quindi se io in prestazioni di lunga distanza vado troppe volte sopra o rimango sopra per troppo tempo, mi fermo, non c'è il più bravo, il meno bravo, il campione. Se io vado oltre la mia soglia anaerobica, dopo un po' mi fermo, non ce n'è per nessuno. Okay? Quindi questo qui è un po' il punto da tenere molto in considerazione. Hanno utilizzato anche dei markers biochimici per capire quale fosse l'avanzamento dell'affaticamento giorno dopo giorno nella gara. Okay, questo è più che altro una cosa che serve a chi fa lo studio per riuscire a dire è uno studio valido o meno valido. E hanno fatto quindi
un'analisi statistica dei valori di frequenza cardiaca su tutta la durata della gara. E vabbè, questi sono i tempi medi di gara. Il tempo medio di gara è stato di 27 ore, quindi direi una prestazione abbastanza intensa e impegnativa. E in tutti i soggetti si è osservato un decremento dei volumi cellulari e la concentrazione di emoglobina. Okay? Cosa vuol dire questo? Che il sistema era meno efficiente. Quindi in qualche modo la frequenza cardiaca, il sistema di trasporto delle sostanze che servono alla prestazione hanno dovuto sopperire a questo. Okay? E l'andamento della frequenza cardiaca è stato messo in correlazione con l'andamento della gara. Cosa vuol dire questo? Che nel primo periodo la frequenza cardiaca è stata un pochino più alta di quella che è stata alla fine, perché con l'avanzare del tempo il corpo si affaticava e la frequenza tendeva ad abbassarsi. La media totale della frequenza cardiaca è stata del 68% della frequenza cardiaca massima, con un picco nella prima parte. Come abbiamo detto prima, la prima parte sono più fresco, più riposato, tendo anche a percepire meno la fatica, quindi c'è il rischio qui di spingere troppo e poi essere troppo stanco alla fine. Quindi il consiglio è in questo caso di gestire la prima parte cercando di non farsi prendere dall'emozione, non farsi prendere dalle sensazioni. Okay, abbiamo degli strumenti molto precisi che ci consentono di capire cosa stiamo facendo e se leggiamo un numero sul cardiofrequenzimetro, quello è. Okay? Un decremento enorme lo hanno avuto nelle ultime 6 ore di gara. Quindi probabilmente in questo periodo si ha il maggior impatto della fatica sull'organismo. Quindi sono quelle anche in cui stare più attenti. Se esagero prima, qui probabilmente arriverò ad un affaticamento talmente alto che posso anche andare incontro ad un ritiro. Ok? Tutto l'intero carico di lavoro è stato svolto in condizioni aerobiche, ovvero la somma delle tre intensità che stanno, del tempo trascorso alle tre intensità che stanno sotto la frequenza cardiaca, è risultata essere il 97% della durata intera della gara. Quindi, cosa vuol dire questo? Che nonostante i tempi straordinari dei primi atleti che hanno completato la gara, loro sono comunque rimasti al di sotto della loro soglia anaerobica per la stragrande maggioranza del tempo. Questo vuol dire un'ottima gestione dell'intensità e essere riusciti con l'allenamento ad aumentare la soglia ad un livello tale che mi consente di tenere certe velocità. Ma scusa, ma hanno ottenuto tutte e tre le soglie circa uguali? No, allora questo qui è... Qui tu hai la somma del tempo trascorso a intensità aerobica, intensiva e a intensità appena sotto la soglia. La somma di questi tempi rispetto al tempo totale è il 97%. Quindi sono stati su 27 ore, quello che era, 26 ore e 36 minuti sotto la soglia anaerobica. E probabilmente quei minuti oltre soglia ci sono andati verso la fine o alla fine di qualche salita, e questa è una cosa che vedremo dopo sulla parte di allenamento. E questo qui è stato uno dei primi studi che hanno valutato la capacità di tenere di stabilire e di tenere una soglia ideale durante questo tipo di competizione. E
chiaramente è una cosa che non tutti sono in grado di fare. Ci sono alcuni atleti, alcuni ciclisti che hanno delle caratteristiche e altri che ne hanno altre. È allenabile, però un atleta molto forte a cronometro sui 10 km, quindi con caratteristiche tendenti all'anaerobico, molto difficilmente riuscirà a avere grosse prestazioni, grandi prestazioni in questo tipo di prestazioni. Ok? E questi sono alcuni dati relativi a sempre altre gare. E i dati purtroppo non sono molto lineari, perché per i motivi che dicevamo prima, le gare spesso vengono svolte in climi diversi, con percorsi molto diversi, in orari molto diversi, e quindi una gara svolta al Polo Nord, per prendere un estremo, ha un profilo cardiaco molto diverso rispetto a quella che si svolge per esempio in ambienti molto umidi o molto caldi. Okay? Quindi non c'è ancora abbastanza materiale per fare delle statistiche abbastanza complete e valide. Inoltre c'è anche una grossa differenza tra atleti amatori e atleti professionisti. L'ultra cycling è comunque un mondo che si basa molto sull'atleta amatore, cioè un atleta che lavora e si allena. Professionisti in questo mondo ce ne sono ancora pochi, quindi è ancora più difficile studiare. La maggior parte degli studi che vengono fatti sul ciclismo, come tutti lo intendiamo, viene fatta sugli atleti professionisti, e ce ne sono tantissimi. Allora, chi ha ambizioni di prestazione deve assolutamente imparare a farlo, deve riuscire a fare dei microsonni. Parlavo l'altro giorno, è venuto un ragazzo da noi, un ultra cycler, e mi raccontava che lui da un paio d'anni è riuscito a gestirsi in modo che quando ha sonno scende dalla bici, si accovaccia a terra, con una mano tiene la bici e si addormenta. E queste sono cose che fanno no, che la bici, eh. Non si sa mai. Come che da Rubi. Sì. C'è chi fa le maratone nel deserto che utilizza queste strategie. Sono dei processi mentali abbastanza, sono apprendibili, ma non sono facili. Ecco, questa in conclusione è un buon valore da tenere in considerazione, ovvero il 68% della frequenza cardiaca massima come soglia per la gestione di gare di questo tipo. E, come vi ho detto prima, l'andamento della frequenza cardiaca è influenzato da molti fattori, ok? Il bilancio elettrolitico, il bilancio idrico, l'efficienza muscolare, la termoregolazione, la fatica cardiaca, che poi sia fatica, non è da tenere in considerazione. Se faticano le gambe, se fatica anche il cuore, ok? E fattori psicologici. Posso essere spaventato, posso essere in crisi, ho dei momenti di difficoltà, la frequenza cardiaca ne risente, ok? E come vi ho detto adesso, c'è ancora troppa variabilità nelle prestazioni e ci sono pochi dati per fare delle statistiche abbastanza ampie per dare dei riferimenti certi. Quello che possiamo dire con abbastanza certezza, e sul quale magari ci possiamo anche confrontare, è l'allenamento. Luca prima ha fatto l'esempio dell'high intensity interval training, ed è una cosa che ultimamente sta venendo molto studiata e sta prendendo piede. Perché? Perché è molto efficace e ci permette di risparmiare un sacco di tempo.
non possiamo pensare che per un ultra cycling debba sempre fare ore, uno perché non tutti le abbiamo, due perché vado incontro ad un accumulo di fatica che prima o poi mi porta a dovermi riposare e a non riuscire a migliorare la mia prestazione. Okay? Io devo sì essere in grado di stare molto tempo in bici, e questa è la parte specifica dell'allenamento, ma devo essere in grado anche pian pianino di aumentare l'intensità alla quale faccio queste ore in bici. Uno dei modi è fare delle sedute di allenamento ad alta intensità, tratti molto brevi ma molto intensi. Okay? Questo perché? Perché fare qualcosa che non sono abituato a fare fa sì che migliori la mia economia del gesto, ovvero pedalare, l'esempio che vi faccio qua sotto, a 110 rpm è una cosa che difficilmente si fa in un ultra cycling, però se io imparo a pedalare bene a questa intensità, quando poi pedalerò 85, 90, 95 pedalate, sarò molto più economico facendo meno fatica. Su 24, 25, 30 ore di gara, guadagnare pochissimo a livello di economia mi torna molto utile da tutti i punti di vista, perché posso andare poco più forte, consumo meno energia e ho vari guadagni. Inoltre, cosa mi consente? Se il mio corpo si abitua a fare qualche piccolo sforzo ad alta intensità, nel momento in cui in gara mi ritrovo per condizioni esterne, per causa di forza maggiore, a dover fare dei piccoli strappetti, il mio corpo andrà meno in difficoltà. Quindi anche questo è funzionale alla prestazione. Inoltre ci sono diversi studi recenti che dimostrano come l'allenamento ad alta intensità produca effetti positivi sul condizionamento aerobico. Quindi riesco con pochi volumi ad avere comunque un miglioramento sulla mia prestazione lunga. Un esempio di questo tipo di allenamento può essere dalle 6 alle 10 ripetute in progressione, da 30 secondi alla massima intensità sostenibile, cercando di stare sopra le 110 rpm, con un recupero molto ampio, in modo che poi l'intensità che io mantengo sia sempre la stessa, sia sempre alta, e io sia muscolarmente sveglio, ovvero faccia un movimento coordinato e non scoordinato. Una cosa che può essere utile a chi usa il misuratore di potenza è questo allenamento, e per fare uno step in più, io posso andare a 110 rpm, ma se riesco ad avere potenza, ad esprimere potenza, a trasmettere potenza ai pedali, vuol dire che lo sto facendo in maniera efficace. Se invece giro i pedali a 110 e non ho un'efficacia, non sono efficace, non avrò potenza. Quindi vuol dire che devo migliorare la mia economia, il gesto, la mia tecnica. Okay? Chiaramente tutto va inserito in una programmazione, perché questo è un allenamento diverso da quello che a me serve in gara, quindi non lo farò molto vicino alla gara, o lo farò in un modo un po' più blando. Un altro allenamento abbastanza classico per chi fa prestazioni di ultra cycling è quello che gli americani chiamano tempo training, ovvero la Z3. È una zona che sta tra la zona di recupero, la zona molto aerobica e la soglia, nella quale c'è un'intensità media, medio-alta, che mi consente di lavorare su quella che viene chiamata lactate clearance, ovvero la capacità del mio corpo di smaltire velocemente l'acido lattico prodotto. Okay. È un'intensità definita aerobica intensiva, perché ho un alto coinvolgimento del metabolismo aerobico, del meccanismo aerobico, e posso tenerlo però per lungo tempo. Gli effetti quali sono? Migliora la capacità di lavorare ad intensità medio-alte per lunghi periodi, ovvero le intensità che interessano all'ultra cycling. Non sono sopra la soglia anaerobica, sono leggermente sotto, perciò posso portare avanti il mio
esercizio per molto tempo. Ci sono dei fattori limitanti, è chiaro che la forza muscolare che mi serve per andare a questa intensità, la forza mentale, la capacità del corpo di rifornirsi, di portare sostanze nutritive in periferia sono importanti. Questo tipo di allenamento migliora queste capacità qui. C'è un'intensità ancora un pochino più alta che si chiama sweet spot, che è la parte alta della Z3 e parte bassa della Z4, quindi appena appena sotto soglia, ancora un po' più in alto, e questo è sono lavori molto intensi, ma che aiutano moltissimo ad innalzare la soglia anaerobica. Quindi la mia intensità che posso portare avanti per lungo termine si alzerà un pochettino e la mia velocità media in questo caso si alzerà ancora. Anche questa da inserire in una programmazione e ha molte variabili. Un allenamento classico è 5 ripetute, inizio con 6 minuti, passo a 8, passo a 10, regolare in Z3. Questa è proprio la base classica. Però posso essere un atleta che ha bisogno di forza resistente, posso essere uno che non ne ha bisogno, quindi lavoro a 60 rpm, lavoro a 70, lavoro a 80, lavoro a 90, alterno le cadenze, posso stare sempre a un'intensità costante, posso fare delle variazioni, rimango sempre nella Z3, ma faccio delle piccole variazioni. Sono tutte cose che vanno studiate in base all'atleta che si ha di fronte, quindi in base a dei test che vengono fatti, si va a capire qual è il lavoro che è più utile per quel tipo di atleta. Chiaramente poi c'è il classico lungo, che è la cosa più specifica per l'ultra cycler, dove bisogna cercare di ricreare le condizioni ideali. È chiaro che non posso fare ogni settimana un'uscita da 20 ore, da 15 ore, perché è impensabile, okay? Sia a livello di recupero, che a livello di gestione del tempo, che a livello di testa. Quindi queste intensità, questi allenamenti servono a ricreare il corpo alcune condizioni e a me per testare l'alimentazione, capire se assorbo bene, se tollero bene certi tipi di alimenti o devo andare più sui liquidi, devo andare sui gel, le barrette, che tipo di alimenti mi piacciono. Può essere che dopo il quinto gel o la quinta barretta non mi piaccia più, quindi devo capire cosa mi porto dietro, alterno qualcosa, il mio corpo non lo tollera. E l'idratazione, stesso discorso, e anche, come ha sottolineato Luca, i materiali. Devo cambiare, ho cambiato la sella, ho fatto la posizione nuova, ho cambiato i pantaloncini. Dimmi. Io farò una domanda molto banale, credo. Non c'è problema, non ci sono domande banali. Ma ecco, mi chiedevo proprio, una bici che deve affrontare una gara di questa durata deve essere anche preparata in modo specifico? Beh, ci sono alcuni accorgimenti. A volte chi è fortunato ha l'assistenza, però chiaramente devo cercare di avere una bici affidabile, che non abbia, deve essere meccanicamente a posto, che non mi lascia i piedi. Devo in qualche modo portarmi dietro tutto quello che mi serve da mangiare, da bere per la convenienza, quindi c'è qualche adattamento, sì, qualcuno monta le prolunghe anche per potersi rilassare ed appoggiarsi, però è una bici... È una tradizionale bici da corsa? È una bici da corsa, sì. Okay. Non è che abbia delle particolari, una particolare struttura pensata per affrontare... No, ci sono alcuni telai con geometrie particolari dedicate alle prestazioni lunghe ad essere più confortevoli, alcuni materiali, però in genere chi ricerca la prestazione ha una bici performante e basta, non mi interessa tanto questo. Il comfort si ottiene con altre cose, con l'adattamento alla posizione che si tiene, che anche essa ha un'evoluzione. Sicuramente quando uno inizia ad andare in bici ha una capacità diversa da quella che può avere dopo 5 anni di stare in bici. Okay. E, l'intensità appunto di queste uscite, circa una cosa saggia è tenerla al di sotto dell'80% della frequenza cardiaca massima, in modo che il corpo si adatti a stare a questa intensità senza affaticarsi.
perché chiaramente io devo allenare la capacità di fare grossi sforzi fisici per poi essere economico ed essere comodo quando faccio lo sforzo di gara. Devo spingermi un pochino in sulla mia soglia, ma se non alleno il mio corpo a stare molto tempo all'intensità di gara, dopo si troverà spiazzato. Okay, quindi in questo caso si può fare anche doppie uscite, creare delle settimane strutturate con un pochino più di volume per arrivare poi alla parte, all'avvicinamento alla gara, dove si pensa di più al recupero. È chiaro che il tutto va programmato e messo giù un momento a tavolino con un po' di anticipo, dato che in questi casi si tratta di, in genere di una o due gare all'anno che devono essere preparate nel modo giusto, non è che ce n'è una ogni domenica e non si può sopportarne una ogni domenica. Okay? Quindi questi sono i consigli basilari che mi sento di darvi sull'allenamento. E io ho finito, se c'è qualcosa sull'allenamento, su quello che volete, benvenga. Vorrei farvi domande. Allora, prima si parlava del discorso di microsomellini, so che lo fanno gente che fa anche gare di ultra running, eccetera. Ma vi ho sentito di questo ragazzo che lui dice, si ferma, dorme, a prescindere da come dorme, che quello non è quello il focus, ma quello che volevo chiedere è, ma dopo, ma quando si riprende, non è che batti troppo bassi, senti assonnato, proprio fa fatica perché è andato troppo in fondo? Devi riprendere con calma. A parte che questi microsonni sono comunque sonni veramente molto brevi, parliamo di 10-15 minuti. Il battito scende, però devi essere in grado in quel momento di gestirti. Non è che mi sento bene e riparto troppo forte. Ho quei 10 minuti in cui la mia intensità risale gradualmente, devo essere io in grado di sentirmi, di conoscermi, di sapere quanto sto spingendo e aspettare che la frequenza cardiaca si ristabilisca. Lì devo essere bravo io a farlo. Capitato a me in allenamento con frequenza più o meno costante quando ti fermo su strada anche quando facevo running ti capita la situazione in cui ti passa il cane in mezzo o hai l'animale che salta da parte, ti viene quella volta che ti va su la frequenza cardiaca e poi non si può recuperare. Cioè come si può fare pensando anche a una gara di endurance? In quel momento lì non fai niente, se non riesci a recuperare vuol dire che non sei allenato prima. Okay. Ci sono diverse cose, ci sono secondo me due fattori fondamentali. Uno, se non hai mai fatto sforzi brevi molto intensi, improvvisi, il tuo corpo non è abituato, quindi quando succede dice attenzione, qua c'è qualcosa che non va, teniamo alta la frequenza per quel momento che ti serve e poi però fa fatica a recuperare. Okay? Se io non sono abituato a fare le scale e sono tardi al lavoro, faccio le scale di corsa la mattina, mi resta il fiatone per un po', okay? Perché non sono abituato. Quindi in quella situazione lì può essere uno questo, non sono abituato, quindi mi salvo facendo prima quei micro tratti brevi ad alta intensità, ok? Può essere anche un fattore psicologico, un cane mi ha quasi razzannato, per un po' sono impaurito, la frequenza cardiaca resta alta. Lì devo essere io ad essere a capirmi, ok? È chiaro che se sto andando a 30 all'ora, mi esce il cane, faccio lo scatto, passano 10 minuti e sono di nuovo a 30 all'ora in piano, la mia frequenza è 10-15 battiti più alta, forse non è stato solo lo scatto, a quel punto c'è qualcosina di non so, mi sono impaurito o c'è stato qualche altro fattore. Come si fa a riuscire a recuperare una situazione così? Difficile da dire perché le cause possono essere mille. Cioè se la causa è la mancanza di allenamento di un certo tipo, in quel momento lì se non ce l'hai, non ce l'hai, non fai niente. Se la causa è un fattore psicologico o altro, devo gestirla. È chiaro che se sono in COVID devo cercare di farmi passare la paura. Sì, poi c'è anche il signore che ha attraversato la strada che non corrosca, no, ragione io. Sono situazioni che si creano, bisogna gestirle.
Stai calmo, ti la vedi. Esatto. Ma è stato un po' di allenamento per ricordare la marca. Volevo sapere quanto è importante è farsi seguire invece anche da una professionista che aiuti proprio dal punto di vista psicologico. È un aspetto molto importante. Questo lo vedremo lunedì prossimo, dove avremo anche il mental coach. Quello penso che in situazioni che si vengano a creare dopo magari 20 ore di prestazione, sono stanco, sono affaticato, ho fame, non so più dove sono, non so quanto manca, ho paura di non farcela, a livello mentale avere delle strategie che mi consentano di superare quei momenti è molto importante, ma non solo in questo sport. E tante persone che praticano questa disciplina la praticano proprio come una sfida anche con se stessi? Penso assolutamente di sì. Penso che sia più quello che è una sfida. Poi dopo un po' magari diventa una sfida per gli altri, però già il fatto di finirla è un traguardo. Specialmente chi magari ha delle paure sue che dice voglio arrivare per dimostrare a me stesso che sono arrivato a farlo. Assolutamente. Io sono un po' dubbioso su quel 3% di fuori soglia che hanno tenuto su 27 ore. Una media di un 3%, che sono circa 45-50 minuti, su 10 atleti molto probabilmente qualcuno è andato anche di là da allora. Sì. Un'ora fuori soglia su una gara di 27 ore. Almeno io la vedo un po' improbabile come cosa. Dipende da come sono stati accumulati quei minuti fuori soglia. Ma calcola che nelle ultime ore è quasi impossibile andare fuori soglia perché le gambe non ti permettono di raggiungere la soglia. Sono tutti atleti di elite quelli, però. Sì, sto parlando. Però considera che se tu fai un minuto e mezzo, due ogni ora, ti vengono già fuori 50 minuti. Perché? Perché parlano di atleti di elite, quindi sanno benissimo che è sconveniente andare fuori soglia anche per un minuto o due. Però loro possono. Ti faccio un esempio, adesso non conosco benissimo le classifiche dell'ultra cycling, però tra atleti di elite penso che vincere o perdere sia questione di 10-15 minuti, non di più. Anche un professionista dopo 6 ore già fa fatica ad andare fuori soglia, anche se ci arrivo in cima allo stile. Probabilmente hanno fatto. Dipende per quanto tempo ci va fuori soglia e chiaramente quanto fuori soglia. Perché se io vado 3 battiti fuori soglia, lì me li prendo. Sì, però e un'ora, 50 minuti, un'ora su una gara da 27 ore non è poco, No, non è poco, ma è anche secondo me fattibile. Se tu provi a fare un minuto e mezzo fuori soglia, ti accorgi che due battiti sopra non è un grosso problema farlo. Se sei allenato a farlo. Assolutamente, era un giro di 2-3 ore, nessun problema. No, se io devo partire una gara di 27 ore, non mi ci metto nemmeno a fare 2 minuti fuori soglia la prima ora, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e tutte le ore. Probabilmente loro riescono a farlo. Con tutte le variabilità del caso, che abbiamo detto che una parola riguardo il fuori soglia. Avete presente la curva del test incrementale come fa? Allora, se tu diventa individuato un battito, anche se poi dovrebbe essere un range di battiti, se tu sei una pulsazione fuori e stai un minuto con una pulsazione fuori, dal punto di vista fisiologico, cioè rientra nel conto del minuto fuori, ma dal punto di vista fisiologico non incide quasi nulla sull'accumulo complessivo. Mi sono spiegato? Sì, ma già l'avvicinarsi a quei range di soglia su una gara di 27 ore la vedo. Ma dipende dalle caratteristiche di un individuo, sai? Ma quindi abbiamo preso 10, non abbiamo preso una. È una media. La variabilità, sì, la variabilità individuale è evidente anche che c'è stato 10.
10%, non il 3%, e c'è chi c'è stato anche lo 0,5%. Questo è un rilevamento statistico. Media, che sicuramente c'è, la media è 48 minuti, ma per fare una media di 48 vuol dire che c'è qualcuno che ci ha fatto anche un'ora, un'ora, quattro, un'ora e mezza. Ci sarà stato qualcuno che ha fatto anche tre? No, te lo garantisco che è impossibile. No, vale, è possibile. Tre ore di fuori soglia su una gara di 17 ore? Ma anche di 40 ore, quella era la media di 27 ore. Ma piedi in bicicletta, una gara in bicicletta di 27 ore? Non stiamo parlando del circuito, stiamo parlando di tutta un'altra cosa qui. Non ci credo. Ti posso garantire che la variabilità è individuale. 56.000 metri di dislivello e uno abituato a stare 6 ore fuori soglia. Io che sono un po' tante. No, ma lo sono il soccer, il colombiano che fa. Probabilmente gli ha sbagliato la soglia. Eh? Gli ha sbagliato di trovare la soglia. Se io che fuori soglia è fisiologicamente. Ha vissuto per 20 anni a 4.000 metri, ha talmente valori elevati che è abituato. La soglia è altissima. Però se io che fuori soglia la vedo più, ho sbagliato la soglia. Però è abituato. Un'ora io la vedo tranquillamente. Non è continuato e come ha detto giustamente Luca, se è un battito, fare anche 20 secondi non è che devi fare 10 minuti fuori soglia. Assolutamente, è ovvio che 10 minuti in barra riscatti da 20 secondi su una gara, ma non è questione di chi è che si mette a fare, se mi serve lo faccio. Non è che quasi in caso di premizimetro, non stai lì a guardare se vai a meglio soglia 170, se vai a 170. Come no? 15 corridori di elite non stanno lì a guardare il cambio su una gara da 27 ore, ma devono guardare praticamente solo quello, Non così tanto. No, guardano la potenza. Non è solo quello, è su una gara di 30 ore non è solo cambio. Guardano la potenza. Voglio aggiungere una cosa su questo. Non è che magari loro, non so, bevono, mangiano, pensano un attimo a una cosa, tanto fanno un minuto, due minuti, mi sento la testa e cambio, secondo me. Guardo caso, però no. Attenzione, poi dura andare fuori soglia mentre pensi a mangiare. Cioè, è un impegno. Cioè, nel senso che non, cioè, non fai per sbaglio, No, il mio solo mito è che devo contenere, ma può essere che la loro attenzione scema a un certo punto e quel buio di due minuti, tre minuti lo fai. No, è più probabile il contrario. Mi distrago e abbasso l'intensità, ma non che l'altro. Più facile che sia inizio gara, l'emozione, l'adrenalina che ti porta a fare. Sicuramente. Poi l'emozione di arrivare finalmente all'arrivo del marchio. Anche. Che dici, ok, manca 3 km, allora c'è. La scarica di adrenalina che hai quando hai capito che ce l'hai fatta, quella ti porta fuori soglia, sicuro. No, ti porta anche quasi in soglia alla griglia di partenza. Sì, dopo che hai fatto un anno di preparazione, cioè 170 watt e ti fermo. Ma no, quei 10 corridori che hanno esaminato loro, parliamo dell'elite, noi ciclo ombre, ciclo amatori, ciclo turismo. Non è vero, io ho corso in stadi in tutto il mondo, posso garantire che preparandomi un anno per fare una gara, esatto, entri in pista e hai il cuore che passa. Sei soglia, esatto. Fine. Ma no. Cioè, hai una forte alterazione, ci sono soglia, no, che sbagliano gare, ma io non ho emozione, non è l'alterazione, ho detto che un corridore che ha un corridore di livello non arriva in soglia, non avrà se mai 130 watt in griglia in soglia, no, io sono, però è uno studio di un certo livello, quindi insomma, mi aspetto che io ti credo. E sono cose fisiologicamente fattibili, non la vedo stratosferica. Ci sono altre domande? Io ho una domanda. Però prima di Argentina, eccetera, oltre a usare la fase di pre-workout, ha senso usare la fase di post-workout per migliorare il recupero? In generale è sempre meglio più vasodilatati che avere una perfusione ridotta, in generale. Ci sono poi delle sostanze all'interno del ciclo dell'urea che precedono l'arginina che permettono in una nuova assunzione di avere un rilascio nel tempo un pochino più lungo. Il timing dell'arginina oscilla tra i 30 e i 40 minuti per avere una vasodilatazione prima della partenza della gara,
il timing della citrullina, che è due passaggi prima nel ciclo dell'urea, è pensabile che possa essere superiore all'ora. Quindi la vasodilatazione che mi viene sostenuta dalla citrullina è più lunga nel tempo, perché parte, parte dopo. Senza considerare che attualmente ci sono anche sul mercato degli integratori che hanno all'interno estratto di vite, succo di barbabietola, quindi che hanno dei concentrati con nitriti all'interno che ogni sorso ti danno un pochino di vasodilatazione. Questo estratto di vite rossa non è che serve in sostanza? Se non vado a... L'estratto di vite rossa, estratto di vite rossa, estratto, succo di barbabietola concentrato, sono estratti naturali con elevata concentrazione di nitrati. A non antocianosidiche, quindi vanno a promuovere il terzo cilindro. Anche, però in questo caso specifico si fanno apprezzare perché hanno un rilascio di ossido nitrico, non per l'azione antiossidante. Anzi, l'azione antiossidante in realtà in performance ha un'azione abbastanza, cioè in preparazione ha un significato abbastanza limitato, viene generalmente non utilizzato. Viene utilizzato in off season o nelle settimane di scarico. Così è sensato, perché l'organismo deve abituarsi a stare in contatto con le specie attivate dell'ossigeno, cioè deve abituarsi a tollerare, a convivere con una serie di metaboliti che possono mettere in crisi il sistema. Se tu tendi ad eliminarli subito, l'organismo non si abitua mai. I rossi sono i radicali liberi, certo, sì. Che, così faccio una piccola, un piccolo inciso. Avere radicali liberi che non fanno niente non è un problema. Cioè, se io ho un radicale libero dentro questo bicchiere e resta lì, non rompe le scatole a nessuno e può rimanere là tutta la vita, posso avere anche un bicchiere pieno. E quando un radicale libero si attacca a una proteina e modifica la proteina, che allora il radicale libero crea dei problemi, si chiamano prodotti avanzati dell'aggregazione. Queste sono l'aspetto problematico. Il radicale libero di per sé, se sta nella sua stanzetta chiuso, non rompe le scatole a nessuno. Quando attacca una proteina e ne modifica la funzionalità, allora diventa problematico. Ma com'è possibile far sì che questi radicali liberi siano là, da parte, sono interventi estremamente reattivi? Allora, di radicali liberi ce n'è uno che è particolarmente reattivo, gli altri vanno con l'acidità dell'organismo, vanno con la concentrazione, cioè più aumenta la quantità più possono attaccare le proteine, quindi non è possibile che i radicali liberi possono anche girare, però devono attaccare la proteina e modificarla. Quindi meno ne hai, meno le proteine vengono modificate, e non è che se hai un radicale libero è un problema. Tu parla di acidità dell'organismo, senza andare troppo fuori tema, ma sono curioso della cosa, ma ha senso una propria alimentazione usare un'acqua a pH alto, parliamo di acqua ionizzata basica, come si dice? Allora, in generale l'organismo tende ad acidificare, in generale. Il sistema che utilizza per tamponare è l'osso, si chiamano buffer, il sistema tampone delle ossa. Certo, basificare con dei sali male non fa, cioè va a preservare comunque l'osso. Come sistema tampone avremo, saremo comunque forniti, ma non fa male. Non fa male, anzi. C'è una domanda giù in fondo? Sì, prima abbiamo parlato come preparare, mantenere, recuperare a livello fisico una gara del genere, ma a livello mentale di attenzione e quello che ci va a fondo, come la preparate, mantenete? Ci sono tutta una serie di attivi che possono incidere su questo, fermo restando che qua stiamo parlando di supplementazione, di estratti naturali, anche stiamo parlando di eccitanti o no, cose di questo tipo. Tanto per dirvi così, vengo subito al punto. Ciclisti professionisti sapete che utilizzano sostanze tipo il tramadolo per non sentire le gambe che bruciano in salita. Questo è il motivo per cui magari, non mi ricordo come si chiama, era due o tre giri d'Italia fa, il
ragazzo della Lotto era davanti, era più in classifica, era un mega. No, non mi ricordo come si chiama. In salita sulla neve, si è accappottato in salita sulla neve. Non mi ricordo come si chiama. Queste cose, oppure cascano sul dritto. Queste cose succedono perché sono talmente intontiti da questi oppiacei che vengono dati per non sentire il dolore muscolare, questo ovviamente capita ai professionisti, a chi gioca a Giro d'Italia, che perdono un pochino di lucidità. Nel vivo noi lo possiamo fare ovviamente in maniera ridotta con tutta una serie di attivi naturali. L'arnica è un buon sistema, l'artiglio del diavolo, la bosuera possono essere un sistema, cioè dei blandi antinfiammatori naturali per quanto riguarda l'azione antinfiammatoria. Cioè, stare 24 ore seduti sopra una sella può essere problematico. Dell'arnica può aiutarmi in questo senso a sentire meno e a tollerare un po' più facilmente. È chiaro che non è un anestetico, no, quello è. Per quanto riguarda invece la lucidità mentale, il ginkgo funziona benissimo. Ginkgo. Ginkgo biloba funziona benissimo, viene anche dato ai malati di Alzheimer per aumentare l'attenzione. La glutammina funziona benissimo, favorisce l'attenzione. E poi sicuramente un blando stimolante male non fa alla finestra terminale delle prove. Resterei basso dosato a lungo tempo piuttosto che un dosaggio elevato. La rhodiola funziona bene. Cioè, ci sono diverse piante che in relazione alla nostra tipologia di atteggiamento possono rendere qualche cosina di più e qualche cosina di meno. La tirosina funziona benissimo. La tirosina, aminoacido. Tirosina. Esattamente. La taurina funziona bene. La taurina in realtà poi è un acceleratore, favorisce l'assorbimento ad esempio della caffeina, che poi si fa apprezzare anche la caffeina per determinate caratteristiche. Io non l'adoro perché lascia, quando termina l'effetto, un po' un effetto di rebound, però se tamponato, come dicevamo prima, ad esempio dalla rhodiola, può essere significativo. Comunque è un aspetto altrettanto importante. Resta che è un intra-workout però questo, non è un pre-workout. Cioè dal punto di vista concettuale devi gestirlo durante, cioè se devo partire già eccitato prima di 24 ore, mi preoccupo. Dobbiamo vedere anche il livello della prestazione dopo un tot di ore, che magari, come avevamo visto la gara del primo giro, non so quale sia, delle Alpi, fanno 12.000 metri di livello. Comunque sì, la salita non sarà, non avrai la fatica mentale nell'affrontarlo, ma magari se vuoi anche nella discesa, che deve essere attento, perché comunque un passo non è semplicissimo. Dopo tante ore di bici ti trovi un po' ubriaco, e anche sotto quell'aspetto lì devo capire se, per esempio, gli aminoacidi gratificati, in particolar modo la leucina, questo è uno degli aspetti, dei tanti aspetti che hanno a livello del sistema nervoso centrale, quindi a livello del cervello, contrasta la percezione di fatica che viene mediata da un altro aminoacido che si chiama triptofano. Quindi l'aumento di questo triptofano ti fa sentire più fatica. Se tu aumenti la concentrazione di leucina perché la prendi da fuori, oltre all'aumento del triptofano aumenta anche la leucina, e quindi si contrastano e competono per una ridotta percezione di fatica. Ovviamente niente risolve il problema. Un approccio generalizzato che tiene conto di più fattori aiuta. Quindi non è che c'è la bacchetta magica che risolve tutto. Ultima cosa, se possibile, partire. Volevo chiedere, si parlava di assumere carboidrati a lento e lentissimo rilascio prima dell'inizio dell'esercizio. Si trova in linea di partenza e ovviamente non si riesce perché bisogna la spinta che c'è la prima salita.
ha senso un integratore di caffeina e per esempio fruttosio, uno c'è di fosfato, entra subito nella glicolisi? No, allora intanto il fruttosio non c'è di fosfato è un intermedio glicolitico, sta precisamente a metà tra le altre cose. Il suo meccanismo d'azione si basa sul rilascio dei due gruppi fosfati che vanno a fosforilare immediatamente l'ADP in ATP, e questo è il motivo per cui è più rapido. Poi entra in glicolisi e segue correttamente la via glicolitica. E la partenza di una 24 ore non può essere gestita con un fruttosio, un solo fosfato. Si parla di una gara ciclistica. Allora, prima di una gara ciclistica, a seconda del tipo di durata. Allora, quanto è lungo l'Olimpico di mountain bike? Quello? No, il Fontana, quello della mountain bike. Un'ora e mezza fuori soglia per un'ora e mezza consecutiva. Prima di partire per una performance di questo tipo ha sicuramente senso, sì. Allora ha senso rimanere coperti con un tonico adattogeno, una base che c'è caffè, ginseng, guaranà, tutto quello che hai, puoi buttare dentro, e allora va bene anche il glutogeno se li fa spagnolo. È chiaro che non puoi pensare di coprire un'ora e mezza a 185-190 BPT medi con un gel di fruttosio non sei fosfato, deve essere comunque mantenuto. I 30 ml fanno una cosa, dopo da parte sale, 30 ml sono pochi, ma le stringhe eccetera. Se parti, ragazzi, è come l'alcol, ok? Cioè se parto con l'aperitivo e bevo grappa l'aperitivo, poi non è che posso andare a bere birra, cioè dovrò continuare ad andare a grappa, cioè se parto là, l'unica cosa, visto che più del fruttosio non sei fosfato non esiste, se parto là, devo star là. Non hai che alternative? Mai scendere di grado, no? Certo, sì, mi può dare comunque una tenuta più bassa, ma se ho improntato lo sforzo a quell'intensità lì, un lento cedente, mi risolve il problema. Il fruttosio lo sai di fosfato? Come il NOS, cioè il protossido d'azoto, cioè roba così. Se va così devi andare avanti a bombole di NOS. Ultima curiosità, la creatina è un inibitore anche della fatica? No. Non ha attività sul sistema nervoso centrale. Fa un lavoro, uno sporco lavoro di va a prendere una cosa che è fuori dal sistema nervoso centrale e la porta da un'altra parte. Diciamo che l'aumento della capacità muscolare che deriva dalla creatina può migliorare la performance. Allora, a 150 battiti prima eri la canna del gas, adesso a 150 battiti sei un po' più agile. Tra altre cose, una supplementazione di creatina su chi mangia tanta carne serve a poco. Come tipologia di carne rossa è fonte naturale di creatina. Comunque non ha azione sul sistema nervoso centrale. Sul sistema nervoso centrale agisce la glutammina, l'acetilcarnitina, la tirosina come aminoacidi, e se no dobbiamo andare su estratti di piante. Ok? Grazie. Allora, io ringrazio Luca Simoni, Niklas Quetri, e vi do appuntamento a lunedì prossimo, e lunedì prossimo andiamo a vedere veramente cosa mangiare durante queste 24 ore e andiamo a toccare gli aspetti mentali. Grazie.